benvenuti o bentornati sul mio canale. Oggi andiamo a parlare un pochettino di sicurezza. Qual è il metodo migliore per parlare di sicurezza se non andando a presentare un IP camera che noi possiamo utilizzare quando siamo lontani da casa o stesso in casa, o comunque per tutte quelle operazioni che ci danno più sicurezze in ambito domestico? Andiamo a fare subito l'unboxing senza perdere ulteriore tempo e vediamo che questa telecamera della DG8K una Wi-Fi IP camera molto compatta e a mio modesto parere molto elegante. Questo è come si presenta, con questa forma molto affusolata e similmetallo. Possiamo dire subito che è una telecamera che riesce a ruotare di 355 gradi sull'asse orizzontale e di 90 gradi sull'asse verticale, così possiamo avere una visione quasi a 360 gradi di tutto l'ambiente circostante. Successivamente, all'interno della confezione è presente un manuale in tutte le lingue tranne che l'italiano, ma poco male, ci sto io qui per questo, un fogliettino della casa produttrice, infine uno scompartimento dove, potendolo aprire, e posso garantire che è molto difficile richiuderlo, quindi apritelo una sola volta, sono presenti il cavo di alimentazione, un adattatore per la presa europea, le fascerine degli adesivi 3M in modo tale da poterlo attaccare al soffitto, alle pareti o a qualsiasi altra superficie. Ma levando tutto, andiamo a vedere un pochettino quelle che sono le specifiche di questo prodotto. Tra le caratteristiche principali, delle quali non voglio spendere troppo tempo perché andiamo a vedere nello specifico come si comporta, c'è la possibilità di avere, appunto, se non ho in camera, il wifi, la possibilità inoltre di avere una configurazione molto rapida della telecamera, quindi vediamo come è semplice da impostare, il motion detection che ci consente di farci avere delle notifiche qualora c'è presente qualcuno di fronte al proprio obiettivo, un cloud storage che consente di avere l'immagazzinamento dei dati sul server dedicato, un filmato in full HD veramente molto bello con un ampio angolo di visione che vi farò vedere successivamente, la possibilità di avere una scheda di memoria fino a 128 GB e inoltre c'è un microfono e un altoparlante incorporato, quindi può essere utilizzato come interfono quando vogliamo comunicare con la persona che si trova nel raggio di azione di questa telecamera. Come abbiamo detto, le prime operazioni da fare dopo aver collegato la fonte di alimentazione è praticamente effettuare la configurazione, per cui apriamo la sua app dedicata a Cloud Edge e andiamo innanzitutto a effettuare un primo login. Il login viene effettuato facendo una registrazione semplice sulla stessa applicazione. Io, avendola già fatta, vado soltanto a aggiungere un nuovo dispositivo, quindi clicco sul più. Cliccando sul più vado a definire la camera. Accetto tutte le condizioni, dico che l'ho accesa e ho fatto anche il reset nello specifico, già resettata. Vado a mettere la password. Una volta inserito la password, mi dice di andare a far visualizzare il QR code all'IP camera in modo tale da effettuare il primo accoppiamento. Tra l'altro sta anche parlando. Ecco, adesso che ho il QR code davanti, vado a farlo vedere alla telecamera in questo modo per fare l'accoppiamento. È effettuato il suono, vuol dire che l'ha riconosciuto. Quindi, una volta che è effettuato il suono, vado sul seguente. Per favore, aspetta un attimo. Questa mi sostituirà nel fare le recensioni. Che poi, sino a poco tempo fa, non c'era la voce in italiano, ma c'era una voce in inglese. È stata aggiornata l'app e quindi è venuto anche l'italiano. Ad ogni modo, perfetto, è stato accoppiato il dispositivo. Adesso possiamo vedere quali che sono le varie opzioni da poter realizzare. Facendo quindi una rapida carrellata di quelle che sono le opzioni, in pratica possiamo andare qui a andare a configurare quello che è il nostro profilo, questa è la mia email col nick e quant'altro. Successivamente in amici possiamo aggiungere altre persone che possono poter avere accesso all'IP camera, i messaggi invece ci visualizzerà quelli che sono i messaggi d'allarme e quant'altro. In dispositivo invece abbiamo tutti i dispositivi connessi, quindi se abbiamo più telecamere a disposizione ne possiamo visualizzare una dopo l'altra. In questo caso possiamo andare a visualizzare qui tutti i video che abbiamo potuto riprendere con la telecamera, o qui se vogliamo utilizzare un servizio di cloud. Accedendo invece nella telecamera possiamo vedere che qua ci dirà un pochettino che si può fare lo zoom e la rotazione di 360 gradi, e tra l'altro mi si sente in eco, va bene. In questa prima schermata è presente il mio telefono, ci sono presente anch'io. E inoltre questi piccoli dettagli, c'è presente il bitrate della comunicazione, il wifi, la percentuale, quindi la potenza del segnale wifi,
e varie opzioni. Le varie opzioni ci consentono di effettuare uno screenshot, ovvero di fare una fotografia di quello che lui vede, e viene salvata successivamente nell'album. Utilizzarlo come interfono, quindi di poter comunicare una prova. In questo caso non la posso fare perché ovviamente sto registrando lo schermo del telefono come l'altra volta in un'altra telecamera, e quindi lo farò vedere dopo. Ecco, nello specifico adesso andiamo a fare una prova dell'interfono, vediamo se funziona. Sto premendo il pulsante, ecco che si sente addirittura l'eco, e vediamo come funziona benissimo il pulsante dell'interfono. Con record invece inizierò una registrazione, quindi a questo momento in poi sta registrando e riesco a definire quando registrare e quando stoppare. Verrà salvato appunto il video sul telefono. La rilevazione del movimento è inizializzata, però ora la disattivo dopo per far vedere come funziona. Qua invece abbiamo una sorta di telecomando che ci consente di andare a spostare la telecamera per poter andare a vedere quello che c'è nella stanza. Possiamo vedere come si riesce a spostare sia sull'asse orizzontale che sull'asse verticale. Metto un po' più veloce perché va troppo lento effettivamente. Inoltre c'è la possibilità di vedere quello che ho registrato in una sorta di asse temporale, quello che ho registrato da un certo orario in poi, oppure vedere quello che è attivato sul cloud e quindi andare a vedere sul cloud cosa è stato registrato. Perfetto. Il calendario inoltre ci fa vedere i giorni, screenshot fa vedere quello, appunto fa salvare le foto, e l'allarme e tutte quelle che sono state le rivoluzioni del movimento che andiamo a vedere successivamente. Ora, tornando sempre nella telecamera, andando ad attivare appunto la rilevazione del movimento, quindi qualsiasi spostamento che avviene davanti al suo obiettivo, lei lo rileva e ci invierà un messaggio dicendo: guarda, ho trovato un movimento, c'è qualcosa di anomalo, ma non solo. Se andiamo nelle opzioni, possiamo vedere che la possibilità di avere diverse opzioni riguarda non solo il rilevamento di un movimento, ma anche del suono. Infatti, quando andiamo ad attivare la rilevazione del movimento, possiamo vedere anche la sensibilità a quanto viene tarata. In questo caso mettiamo alta. Possiamo anche, oltre alla rilevazione del movimento, quindi tramite immagini, utilizzare la rilevazione del suono, quindi attivandola qualora ci sarà un suono all'interno della sua raggelazione, invierà un segnale, ecco in questo caso mi è arrivato adesso, che mi dice: guarda, c'è qualcuno nella stanza. Continuando a vedere il menu delle impostazioni, qua possiamo rinomare la nostra telecamera, gli mettiamo camera, il numero di serie, se ricevere notifiche, condividere con qualcuno, quindi dei nostri familiari ad esempio, il servizio di cloud, le informazioni sulla rete che ci dirà qual è la potenza del segnale, la scheda SD. In questo caso vi consiglio, una volta di mettere la scheda SD, quindi poter fare tutte quelle operazioni, quindi prendendo l'obiettivo, facendolo salire, comparire lo scompartimento della scheda SD e insieme al pulsante reset, inserire la scheda SD, e la prima cosa da fare è effettuare la formattazione. Quindi questa è una delle buone norme. Successivamente possiamo ruotare la vista di 180 gradi in modo tale da attaccarlo a un soffitto e quindi avere l'immagine ben dritta. Il attivare o disattivare LED di notifica, come abbiamo detto anche la rilevazione del movimento, sia del movimento che del suono. La visione notturna automatica, possiamo attivarla o disattivarla, è molto comoda. La riproduzione, inoltre possiamo definire qual è l'intervallo entro il quale il nostro dispositivo inizierà a registrare automaticamente, 1, 2 o 3 minuti. Successivamente possiamo anche vedere che ci sarà una modalità di risparmio energetico anche per quanto concerne la privacy. Ad esempio, se noi vogliamo tenerla spenta in un certo lasso di tempo, andiamo a impostare qual è il programma sulla privacy e vediamo qual è il periodo in cui deve stare accesa, quanto deve stare spenta, e insomma stabilire dei lassi di tempo entro i quali poterla attivare. Qui c'è la possibilità di aggiornare la versione del firmware, e posso dire che è molto seguito, devo essere sincero. Io appena l'ho comprato si è aggiornato il firmware e per un paio di volte nel giro di una settimana c'è stato questo aggiornamento, quindi devo dire che veramente è seguita bene. Ma andiamo a vedere un pochettino le riprese. Le riprese come sono? È possibile osservare veramente una qualità della... Si riescono a raggiungere dei livelli veramente molto alti di zoom, infatti mettendo il massimo della risoluzione si riescono a vedere veramente molti dettagli in questa circostanza della stanza ad esempio, e secondo me la qualità è veramente molto 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 alta, quindi con la luce del sole la qualità è perfetta. Andiamo a vedere un pochettino come si comporta invece se noi poniamo tutto al buio più completo.
In questo caso possiamo vedere come la visualizzazione al completo buio della telecamera è pressoché ottima. Infatti, se noi andiamo a girare con questo telecomandino, possiamo vedere che nella telecamera con la quale sto riprendendo non si vede assolutamente nulla, se non un pochettino la telecamera. Mentre dalla IP camera si riesce a vedere, facendo uno zoom, addirittura la tartaruga, e possiamo vedere anche gli occhi benissimo. La qualità dell'immagine in Full HD è veramente ottima. D'altronde, se noi clicchiamo qui, si riesce ad aprire un comodo pannello di controllo dove possiamo effettuare delle riprese, possiamo effettuare delle foto, registrazioni tramite interfono e attivare o disattivare l'audio. È inoltre importante specificare che ci sono soltanto due LED a infrarosso e nonostante la presenza di pochi LED infrarossi, veramente la qualità è ottima. Infatti, come si può vedere, questa è l'unica visione che noi abbiamo, dell'unico LED infrarosso, e in questo caso veramente secondo me è un'ottima soluzione perché riesce a mascherare moltissimo quella che è la sua funzionalità. Insomma, cos'altro io di questa IP camera? Secondo me è veramente molto bella, molto valida, e vale la pena di poterla acquistare, anche perché non solo utilizziamo tutto un movimento a 360 gradi, quindi possiamo visualizzare tutto l'ambiente circostante, ma poi è anche una soluzione molto bella e gradevole esteticamente, e per le tante funzionalità che abbiamo appena descritto è uno dei prodotti che io veramente consiglio. Per cui spero che questo video ti sia piaciuto, spero che ti abbia aiutato ad avere una visione più completa del mondo dell'IP camera e della sicurezza, e mi raccomando, continua a seguirmi e ci vediamo in un nuovo video. Ciao!